Hey Warriors, sono Marmosafati e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay. Questa volta su God of War. Oh yes baby. Quindi, come ci avete detto la tizia tettuta, dovevamo prendere e andare nel deserto dei tartari, quelli a cui gli fa male i denti, e trovare quel cazzo di qualcosa per sconfiggere Ares. Il vaso di Pandora, mi sembra? Quel vaso pieno di cioccolatini che uno prende e fa e poi se mangia e ti viene il tartaro. Per questo viene messo nel deserto dei tartari, perché ti fa venire il tartaro il vaso di Pandora, perché c'ha troppi dolci. Ma che cazzo dici, amico? Non so neanche se è tipo giusto, ma voi fate finta di niente. Il deserto delle anime erranti. Oh, quindi non è esattamente il deserto dei tartari. Però dovrebbe essere il deserto dei tartari. Perché mi ricordo deserto dei tartari? Fottuto deserto dei tartari. Oh, ehi! Hey. Oh, baby! Che è successo? Il viaggio che ti aspetta è pericoloso. Sti cazzi. Ma devi affrontarlo se vuoi avere qualche speranza di salvare Atene. Oh. L'oracolo ha parlato del vaso di Pandora. Esiste davvero? Il vaso esiste. È l'arma più potente che un mortale possa brandire. E con un'arma simile potrai sconfiggere Ares. Grazie al vaso, molte cose divengono possibili. Per questo è ben celato, in un luogo lontano nel deserto delle anime erranti. C'è un passaggio sicuro tra le sabbie della morte. Ma solo quelli che odono e seguono il canto delle sirene lo troveranno. Devi trovare le sirene, Kratos. Solo loro possono condurti da Crono, il titano. Pure. Un titano vivo? Crono è l'ultimo. Zeus l'ha condannato a vagare in eterno nel deserto. Con il tempio di Pandora legato alla schiena, finché i turbini di sabbia gli avranno strappato via la carne dalle ossa. La Madonna, so vendicativi sti cazzo di dei. Segui il canto delle sirene, Kratos. Il tuo viaggio inizia qui. Che ti conduca sano e salvo ad Atene. Con il vaso di Pandora. Me coglio. Cazzo di dei di merda, tutti che gli serve una mano perché... no, non ti serve una mano per fare questo. Beh, potresti anche farvelo da soli, puttane. Mi piacerebbe di così, però poi me li incattivisco e dovrei ucciderli prima del tempo. Il che ci porterebbe a solo God of War 1 e non God of War 2 e 3. Ah, sirene? Sirene? C'è qualche sirena da queste parti in questo deserto di merda? No? Sì, niente? Pure una sirena della polizia? Qualcosa? Venite a arrestarmi e portatemi da Crono, quello che vi pare, ma... No? Niente? Oh, c'è un forziere! Mio forziere! Oh? Sento delle sirene. Oh, shit! Oh, c'è incisa una costellazione. Ci sono... Oh, merda. Cazzo, degli indovinelli di mezzo, sul serio. Pure qui. Ok, pure qui. Non c'è tipo un modo per aggirare tutto questo cosa, far passare... No, ovviamente, perché ci sono degli sprite bidimensionali. Oh, oh, oh! Oh, what the f... Oh, signora mia, hai delle tette fantastiche, ma un pompino da te non me lo farei fa proprio mai. No, no, vieni qui. Non c'ho... Cazzo! Ma tu lo capisci, Kratos, questo è il nuovo ballo, il Sexy Mambo 2009. No, veramente no, questo è un ballo di merda. E mi stai tipo schioppando le orecchie. Cacci tua. Mambo italiano. Oh, wow. Casper, sei tu? Ritrovare e distruggere le due sirene rimanenti prima di poter andare oltre. Arrivedo gli una fetta di culo, no? Tacci tua. Ehi, salve! Per caso lei ha visto delle sirene? Sai, quelle robe tipo che suonano tanto, ti distruggono le orecchie e che non vogliono mai scopare? Anche se tu sei un cazzo di spartano che si è allenato per anni in cena addominale di ferro, come il mio! Qualche anno fa, quando non mi sono mangiato sto mondo e quell'altro, mo c'è una panzetta da niente. Però, ehi, pazza fatta capanna! O era una cosa del genere, tipo, non mi ricordo. Non io posso manco chiedere Kratos! Guardate che addominale che c'ha Kratos! Guardate l'abilità atletica! Io per fare una cosa del genere mi sarei rotto 7 ossa e 4 stipiti della porta. Ma che cazzo dici, amico? Perché io al posto dei piedi ho gli stipiti della porta e un altro forziere! Yeah! Io non so più dove mi trovo. No, seriamente, dove sono? Dove sarebbero le altre due sirene? Perché...
A me mi sembra che non ci stanno da ste parti le due sirene rimanenti. Secondo me la Tania mi sta per culare, non è per niente, ma secondo me mi sta fa uno di quei perculotti da paura. Ok, la sento. Oh, eccola! Eccola! Beccatela, puttane! Surprise, motherfucker! Oh! C'ha i papponi! Scusate! Non volevo! Non sapevo che fosse una vostra protetta! Mettetelo nel culo! Kobe! No, sul serio, cortesemente, voi smettete di arrivare prima? Oh, credo che non smettiate di arrivare, vero? Devo andare a uccidere la Troia. Bene, andiamo a uccidere la Troia. Madame vuole fare un balzer con me. Un balzer? Cazzo di balzer? Un balzer, Rexen. Oh no, stanno arrivando i papponi. Signorina, dobbiamo spostarci da un'altra parte. Qui in pineta non va bene. Ci sono troppa gente che guarda. Sto morendo. Oh shit! Oh merda! Oh! Vieni qui! Ok. E due! Sì, lo so! Smettila di rompermi il cazzo! Ho venito a fare da solo. Oh merda, sono nei casini. Ok, ora perderemo un'altra giornata per cercare l'ultima fottuta sirena qui dentro. In un cazzo di deserto. Dei tartari. Andatelo a un vaso. Per metterci dentro una pia. Yes! La bella sirena! Dove cazzo sei? Ti sento ma non ti vedo! Eccoci! Vieni qui! Cazzo, pure questa c'è i papponi! E che porca zozza! Ma nessuno è improprio, eh! Fuck you! Oh! Le sirene del deserto sono state distrutte, padre. Yes! Ora ti verrà rivelato il sentiero. Guardate che figo! Ok, arrivederci ragazzotti, è stato veramente un piacere vedervi, ma devo scappare. Kratos deve andare. Deve andare dal dentista per farsi togliere. Ok, basta con le battute sui tartari, Rex. Cazzo, basta con le battute sui tartari. Non fanno ridere nessuno, tranne te. Te perché sei stupido. Ok, ok, siamo arrivati. Dammi il mio mana, cazzo. Ok, cos'altro? Che dovrei... Scusate... Io mi domando a fare una visita olistica. Manco le scale riesco a vedere. Manco un paio di cazzo di scale riesco a vedere. Cazzo! Oh wow. Ok, io andrei di qua prima. Si può rompere... Oh! Apri! Oh yes! Ah no, pensavo fosse un forziere. Oh, non è... Sì, c'è un forziere, ma non mi serve un cazzo uguale. Oh, cioè io dovrei portare quel masso lì, metto lì, io salta sopra il masso e poi salta lì sopra. Non ce la faremo mai. Ma se vado di... Oh, no, se vado di qua no, fa niente. Oh, cazzo! Ma siete stronzi, siete proprio delle merde. E va... Fanculo... No, vaffanculo a te, a tua mamma, a tua zia, fammi mettere sto mazzo, per favore. Dai che ci siamo, salto, yes. Volevano fermare Rex, stupidi. Oh, non mi piace per niente qua roba lì. Gli dei compaiono davanti a Pathos Verdeste, che nome di merda, ordinandogli di costruire un tempio per dare dimora all'arma più potente della terra e dell'Olimpo. Perché tenesse l'anello Olimpo immagino fosse troppo faticoso. Che cazzo. L'impresa architettonica più grande mai vista del mondo, il potente Crono, il Titano, è gravato da un onere. Il Tempio di Pandora è incatenato dalla sua scheda. Tecnicamente non è un'opera mastodontica, dato che Crono! Esisteva già, ed era tipo enorme di suo, già da prima. Non ha fatto quasi un cazzo di suo. Ah, ok, questo... Wow! Cazzo! Sono Mosè! Sono appena diventato Mosè! High hop the tiger! Adriano! Yeah!
quanto sono coglione. Oh, un altro cazzo di... Ok. No! Non si può... Oh! Grazie! Non volevo usare... Oh, siete voi! C'è un motivo se i vostri clienti non si fanno fare un servizietto di bocca! Cioè, capisco il tartaro! Però... Basta battute sul tartaro, cazzo Rex! Basta battute su sto cazzo di tartaro! Vai! Oh! Oh wow! Scusi dolcezza! Non volevo! Oh shit! Come non trattare le donne, by Kratos! Oh cazzo, che ne sono ancora altre! Basta! 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 Dio santissimo, tornato! Finiti! Oh, ma non taccio mai! E so donne! E buh! Sono tornati gli alpini. Quindi che avrei fatto? Crono, wow. Ultimo dei possenti titani, emerse dalle sabbie del deserto. Sulle spalle portava il tempio di Pandora, maestoso e paziente, pronto a sfidare chiunque cercasse il tesoro in esso celato. Oh yeah! Tarzan Beach! Oh wow! Ripeto, se ci provo io mi sarei rotto 7-8 ossa. Tutte diverse. Wow. E meno male che era un possente titano. È ridotto come una merdaccia con uno sterco sulla schiena. Sì. Possente. Giorni Kratos risalì le ripide pareti della montagna. Giorni. Sapeva che avrebbe ottenuto il vaso di Pandora. What? Oppure sarebbe perito nel tempio maledetto, senza mai fare ritorno al mondo terreno. What? Giorni? Ok che è arto. Non mi sembrava così arto. Quando si dice bucio di culo. Wow. Guarda lì, quello è l'addominale di cui parlo. Quell'addominale lì. E quel cazzo di Condor lì. Sei un coglione, Rex. Silenzio, Condor! Solo io mi posso dar del coglione, non certo tu. Sai fare solo battute sul tartaro, sei idiota. Ok, ok, forse avrò fatto un po' troppe battute sul tartaro, ma tu non puoi venirmi a dire cosa o cosa non posso fare con le mie... Sei un testa... Silenzio! Oh! Ok! Quindi è questo il te... Oh, wow! Wow! Ok, siamo nella merda più totale. E ovviamente come sempre termino qui questo video gameplay. Mi sta odiando lo so, ma vedremo com'è il dentro del tempio di Pandora nel prossimo video. Sempre che ho posto Rex, non tutto. Ciao a tutti bro. Oh yeah.